Ultime ore per candidarsi ai corsi gratuiti dell'Officina delle Arti Pasolini. Il bando della Regione mette a disposizione 70 posti. Antonella Pallante. Dopo il successo della fase sperimentale durata un anno, ritorna l'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, progetto promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con l'Università degli Studi Roma III e il Conservatorio Santa Cecilia. Una vera e propria officina dei mestieri nell'ambito del teatro, della canzone e delle arti multimediali, che punta a formare figure professionali attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, seminari e laboratori sperimentali, tutto con l'aiuto di professionisti del settore. A capo delle tre sezioni ci saranno Tosca per la canzone, Massimo Venturiello per il teatro e Simona Banchi per le arti visive e multimediali. Abbiamo una settantina di posti a disposizione. La novità più importante è che il corso verrà biennalizzato, quindi avremo 2 anni, maggiori approfondimenti, maggiore spazio allo stage, al lavoro sul palco in prima persona da parte dei nostri ragazzi. Permangono le specializzazioni legate al teatro, alla canzone, al multimediale. L'invito è a partecipare. L'offerta formativa completamente gratuita è rivolta a giovani diplomati di età compresa fra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lazio al momento dell'iscrizione. I partecipanti verranno selezionati attraverso delle audizioni. Il bando scade il 25 novembre ed è pubblicato sul sito www.laziodisu.it o sul sito dell'officina www.officinapasolini.it.